Ciao, sono Emiliano Galli dell'agenzia immobiliare Remax Italcase. Oggi ti presento l'appartamento Dani. Mi trovo in zona Val Cannuta, precisamente in via Peveragno 58, al quarto ed ultimo piano di una palazzina appena ristrutturata in cortina con ascensore. Quello che ti colpirà sicuramente della casa, se rispecchia le caratteristiche che stai cercando, è senza dubbio l'esposizione e l'affaccio che adesso vi accompagno subito a vedere e l'estrema luminosità che ho durante tutto l'arco della giornata. Oltre alla peculiarità di essere un quarto ed ultimo piano, ha questo terrazzo fantastico, vivibile, sono oltre 35 metri e l'affaccio, per chi conosce la zona, è verso via Rivarone, quindi è un affaccio aperto, poco traffico, vicino alla metro Battistini, raggiungibile pochi minuti a piedi e vicino a tutti i servizi che ci sono sotto casa, appunto in via Peveragno. Questo terrazzo è accessibile sia dalla sala, dove siamo usciti adesso, dalla cucina che è questa seconda porta finestra e dall'ultima porta finestra che è una delle due camere da letto. La casa è composta da un salone. Nella parte iniziale, a sinistra dell'ingresso, c'è questo spazio che è stato adibito per due ripostigli. Ovviamente può essere ingrandito, può essere modificato. L'altra fortuna della casa è che sono principalmente tre mezzi, quindi essendo da ristrutturare si può disporre a seconda delle varie necessità. Questa è la cucina, che è una cucina più che abitabile, confinante con la sala, quindi anche qui se piace un ambiente living con angolo cottura si può creare tranquillamente. E poi c'è questo disimpegno per la zona notte, due camere e due bagni. Tutti e due i bagni, altra particolarità, è che sono finestrati. Anche qui, dovendo fare dei lavori, si può creare tranquillamente un bagno anche con doccia. L'altro bagno, quello padronale, che è stato questo invece ristrutturato più recentemente. Prima camera da letto, molto spaziosa, con un armadio fatto su misura, insomma, asseiante, accesso al terrazzo. Seconda camera, questa insieme al bagno, al secondo bagno, quello un pochino più grande, è l'unica che affaccia lateralmente, quindi verso l'interno, o meglio il laterale del distacco delle palazzine. La particolare di questa camera è che originalmente aveva un balcone, questo balcone è stato verandato e condonato con questa struttura qui ed era autorizzato come studio, quindi si può creare una cabina armadio, si può creare uno studio. Ricapitolando, ci troviamo in via Peveragno 58, quarto ed ultimo piano, appartamento completamente luminoso, doppia esposizione, con un terrazzo veramente da sfruttare in ogni stagione, salone, cucina, due camere da letto, due bagni e soffitta di proprietà. In più c'è l'opportunità di acquistare proprio di fronte all'appartamento un box singolo. Per maggiori informazioni non esitate a contattarmi, a breve sulla destra ci saranno i miei recapiti. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi.